48 ore per chiudere il calciomercato, mettendo a segno tutte le operazioni preventivate. 48 ore in cui l'attenzione si sposta dal campo allo Star Business Hotel di Rogoreda da Milano, dove quest'anno si svolge l'ultima fase del mercato. Il Catania si presenta con il grosso già fatto, lo ha ribadito anche Pietro Lomonaco non più tardi di una settimana fa. Resta soprattutto da trovare una sistemazione adeguata ad alcuni giocatori per i quali c'è già un'intesa di massima, come quella per Stefano Ferrario, che dovrebbe accasarsi a breve alla San Benedettese, tornata quest'anno tra i professionisti dopo un lungo periodo di assenza. Gli altri due giocatori in uscita sono Tortolano e Falcone. Il più in contesa è proprio Emiliano Tortolano, l'ex attaccante di Cosenza e Melfi, che viene seguito da Vibonese, Gubbi e Regina. Gli Amaranto insieme a Tortolano vorrebbero anche Luigi Falcone, una pista più facile questa da seguire. In entrata lo Monaco e il direttore sportivo Cristian Argurio dovranno operare qualcosa per adeguare la rosa in termini numerici più che altro. Un terzino sinistro e un'alternativa a Nava sulla destra sono gli obiettivi degli uomini mercato del Catania. La squadra intanto è tornata al lavoro già da ieri in vista della prossima trasferta domenica sera ad Andria. Da oggi si comincerà a preparare la partita dal punto di vista tattico. Rigoli ha previsto un allenamento al giorno sino a sabato, quando è prevista la partenza per la Puglia. È ufficiale intanto la rescissione di Ferrario con il Catania, che a breve dunque potrà firmare con la San Benedettese. Adesso...